Buonasera, buonasera a tutti. Eccomi. Volevo non fare questo video perché sono stato in viaggio tutto il giorno, la stanchezza, ma poi ho visto gli aggiornamenti. Ma come posso la domenica sera privare i follower di questo piacere? Spero che sia un piacere per voi. Davvero l'ho voluto fare perché c'erano delle carte particolari, finalmente, insomma. Ci sta, è per questo che dovete iscrivervi al canale. Porca miseria, io qui mi impegno in tutti i modi possibili e immaginabili. Lo faccio per passione, è chiaro, perché altrimenti chi me lo faceva fare adesso? Ma ci sta perché dopo tanto anticiclone e oggi io ho viaggiato dalla Calabria in macchina e il termometro segnava ripetutamente 20-21 gradi, transitando nelle pianure campane perché era l'ora, diciamo, verso le 2. È questa a indicare il fatto che più che primavera sembrava maggio. È così questo anticiclone che si espande verso di noi reiteratamente. È chiaro che non fa altro che continuare a far stazionare aria calda a tutte le quote. E adesso già si vede la differenza rispetto al periodo natalizio in cui ero. Precedentemente avevo fatto il mio precedente viaggio, insomma, in Calabria. Già si vede che il sole è più alto, che scalda, non c'è. C'erano foschie, sì, diffuse, ma insomma, i bassi strati si stanno scaldando, è evidente. Quindi la stagione avanza e siccome non è cambiato niente nelle ultime settimane, si percepisce chiaramente la primavera, anche se i germogli poi ancora non ci sono, ci sono le mimose, ma in fondo le mimose nella seconda parte di febbraio. Non è nemmeno un fatto eccezionale, ma comunque siamo sopra media pesantemente. Ma le cose stanno cambiando, sì, lo so, dite voi, ma vabbè, adesso che ci facciamo? Mica arriva il gelo, non arriverà il gelo, ma i modelli sono sempre più performanti, sempre più pesanti, per cui per il periodo della terza decade di febbraio e poi per l'inizio di marzo, perché in sostanza già giovedì, venerdì, prima perturbazione. Una fucilata proprio che arriva in sera una corrente a getto molto intensa da nord-ovest, si rompe nel Mediterraneo, sarà questa abbastanza rapida, ma subito dopo ce ne sarà un'altra, più pesante, più approfondita. E guardate qua, adesso vi faccio pure vedere, ci sarà un'altra perturbazione che la seguirà e questa scatenerà una depressione molto profonda. Guardate cosa il modello americano cosa propone. 900 minimi che transitano, vabbè, quelli saranno poi da rivedere, ma addirittura 979 ectopascal, c'è cioè una vera e propria burrasca pesante che arriva nel Mediterraneo tramite, secondo quello che vedono i modelli europeo e americano, ripeto, adesso vanno veramente di pari passo, 3-4 perturbazioni una dopo l'altra, sempre più pesanti, sempre più fredde, con nevicate sulle Alpi a quote basse, in particolare il nord-est viene visto colpito in maniera severa, con anche precipitazioni abbondanti, e anche in Appennino, Appennino centrale, ma anche settentrionale, adesso vedremo. Comunque l'Appennino vedrà finalmente le sue nevicate con delle cime che adesso sono ancora spoglie, con una grave carenza di neve quest'anno in Appennino. E tutto questo non si vede una fine di tutta questa dinamica, infatti ho scritto lungo periodo instabile e perturbato, di conseguenza, insomma, le cose stanno cambiando. Poi che non abbiamo avuto niente finora, d'accordo, ma questo cambiamento è ormai 4-5 giorni, quindi siamo nell'arco delle 96-120 ore per l'inizio. E allora vi faccio vedere quali sono le carte. Eccola qui, guardate questa, stupendo, una perturbazione che non sta dando alcun esito perché siamo all'interno di un campo depressionario, ma. E così continuerà per qualche giorno, ancora 3-4 giorni di caldo anticiclonico, privo di precipitazioni anche sopra media, ma poi andiamo a vedere la carta successiva, ecco il modello americano, vedete l'anticiclone che insiste, già si indebolisce comunque, da martedì, poi mercoledì e poi eccolo qua, giovedì, il treno perturbato che entra nel Mediterraneo. Impetuoso, con venti anche piuttosto sostenuti, ancora in questa prima perturbazione, non precipitazioni, rovesci non intensi, o comunque non abbondanti, soprattutto più che intensi, ed eccola qua. Però ecco già la seconda, guardate come scava la depressione, questa è pesante, questa arriva già. Iniziamo gli ultimi giorni di febbraio, che era già stato preventivato, guardate che.
razza di depressione che va a scavarsi, il 980 ectopascal, guardate che roba. Questa sì, che è una depressione che resta profonda, cattiva e che non sembra andarsene via nelle varie missioni. E questo lo vede sia il modello americano che il modello europeo, fin dove arriva la sua previsione. E in sostanza ci siamo, un peggioramento che potrebbe prolungarsi e potrebbe fornire finalmente anche il giusto apporto idrico, l'apporto nivometrico in montagna. Insomma, questo è quanto. Vedremo se la tendenza sarà confermata, ma il peggioramento ormai è molto molto probabile che arriva. Vedremo se sarà confermata e se diverrà un periodo che finalmente darà il cambio a quello precedente. Quindi le cose sembrano andare abbastanza per il verso giusto. Questo è un breve aggiornamento che vi faccio domenica sera, ripeto, l'ho fatto apposta per voi. Voi continuate a seguire perché adesso veramente inizia a cambiare qualcosa. Un abbraccio, ciao ciao!